Piazza Angelilli, un minuto la signora Toia. Grazie per un minuto l'onorevole Toia. Gli altri relatori, i provvedimenti vanno nella direzione giusta. Per l'immigrazione noi dobbiamo passare dalle risposte di emergenza affannose e frammentate che creano tensione e paura nella popolazione a interventi e politiche più strutturali, più razionali, più integrate e complete, come è stato detto. I fondi devono rispondere a questa esigenza per far capire all'opinione pubblica, a volte spaventata, che questo fenomeno che continuerà perché fa parte della nostra storia e della nostra fase storica, questo fenomeno noi possiamo affrontarlo combinando insieme attenzione, accoglienza e sicurezza. Tre punti voglio richiamare. Il primo, per facilitare, per combattere l'immigrazione irregolare, noi dobbiamo facilitare, rendere possibile quella regolare. Noi dobbiamo anche affrontare il tema dei rifugiati per consentire una flessibilità per muoversi nell'Europa. Quanto siamo ipocriti coi siriani che poi impediamo, i quali impediamo di ricongiungersi con altri parenti nell'Europa. Dobbiamo affrontare il tema dei minori non accompagnati. Ci vogliono progetti per fare banche dati. Questi bambini spariscono, queste bambine spariscono. E invece ci vuole un'accoglienza appropriata. Manca infine quella solidarietà, come diceva Sylvie Guillaume, che è la base vera per una politica comunitaria dell'immigrazione. Grazie, signora Toia. Grazie, onorevole Toia. Un minuto, l'onorevole Piccula. Grazie. Vorrei congratularmi con la Commissione e con i relatori per queste relazioni. Sono un passo avanti in questo settore. In un'era di tagli.